Salve YouTube e benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft. Oggi cosa possiamo mai fare? Potremmo magari mettere un tettuccio alla casupola? Nah, troppo semplice. Oh sì, vediamo. Ma sì, dai, diamoci un tetto, anche se fatto con una cosa minima. Ok, casuccia nostra almeno ha un aspetto più decente. Allora, torniamo a noi. Qui. Ok, qui, questi qua. Questi li mettiamo via, questi li mettiamo via, questi li mettiamo via. Ferro lo mettiamo di qua. Cervello qua potrebbe sempre servire come scambio con qualche villager. Piastre le mettiamo via, via. E cordicello, provo da di qua. Funghi anche. Crafting la teniamo, la zappa la posiamo, questo qua, questo via, quindi teniamo, ci facciamo magari che qua continua a scarseggiare il legno, ci facciamo un'accetta di pietra. Ok, allora oggi volevo provare, l'obiettivo principale della missione sarebbe quello di andare a vedere di recuperare le nostre pecoride. Perché almeno così possiamo farci tante belle cose con le pecoride. Nel contrario, perfetto. Se no dov'è il divertimento? Facciamoci un po' di staccionate. Andiamo giù, dove possiamo mettere le nostre amiche pecorelle. Io le metterei bellamente vicino a se ti mangia semi a tradimento. Raccoglio quei due uova che hanno fatto. 15 uova. Un pulcino. Alzate Minecraft, oh! Te sei sprecato! Ecco, se viene fuori lì viene da ridere. Vediamo un po' dove mettiamo le nostre pecorelle. Bella domanda. Che volevo sfruttare qualcosa di già esistente per non dover fare tutti e due i lati del recinto. Allora, mi sa che devo fare un po' di terraforming a queste parti. Una di fiorellini che poi usiamo per colorare le pecorelle. Vediamo un po'. Un po' appunto poi grande il nostro recinto delle pecorelle. Perfetto, lì poi ci andrà il cancelletto che vado a tagliare due alberi. Ora ci mancano le assi qui, quindi zanchete. Qua c'è una crafting, se ce l'ho sta qua. Cancellino. Ma il cancellino come lo mettiamo come ultima risorsa? Il granuncolo ce l'abbiamo. Ora andiamo su a prendere ancora un po' di terra per fare il ponte.
sto né usare materiali troppo strani, visto che andiamo con quello che abbiamo. Il sole dov'è? No, il sole sta tramontando, quindi direi che la caccia alle pecore la facciamo al prossimo giro. Sto giro qua, magari prima di andare su a fare la ninna, mi taglio ancora un alberello o due. Diciamo uno, va. Non esageriamo. Andiamo su a fare la ninna, che poi quando abbiamo le pecore possiamo anche poi farci il letto da viaggio e cominciare ad andare a esplorare un po' più seriamente i contorni della mappa. Andiamoci di spadoncola e prepariamoci ad andare a raccattare le nostre belle pecorelle. Qui abbiamo i maiali, che per raccoglierli non è un problema, però per fare duplicare ci servono le carote. E le carote per ora non abbiamo trovato ancora villagers, non ne abbiamo trovate. Ah, guarda qua, guarda qua, guarda qua. Ecco la gola. Qui c'è una specie di ponte naturale. Mi fa risparmiare un sacco di materiali. Vediamo di metterci anche due torce, così lo segnaliamo per bene. E qua c'è il ponticello. Tre, sgiriamo. E ora, dopo aver... Però mi sa che... no. Eh no, le gole sono due. Questa è bella pericolosa anche. Vediamo di tiro solo dove portavi dentro la pala. Vediamo di prendere il più possibile. Allora là c'è del ferruncolo. Allora, andiamo di fare anche qua un ponte, come si deve. Se mollo shift in questi lavori sono carne a macello. Anche lì c'è ferro in abbondanza, anche quella gola qua su una parte alta. Anche qui c'è un altro ponte. Un altro ponte per pecore. Vediamo di non fargli venire strane idee di buttarsi. Ok, ho anche finito tutta la terra. Mettiamo le torce. Ok. Ora, ciao maialo. Ok, e adesso andiamo a vedere dove erano le nostre amiche pecorelle. Che, se non mi ricordo male quello che ho visto da lassù, dovrebbero stare... qua c'è un pollo che non è uno dei miei, quindi è un pollo morto. Allora, che dovrebbero stare più o meno da queste parti dopo i porcelli. Intanto se non ci sono altri buchi da chiudere, eccole là. Là c'è la pecora di montagna, la montagna è piena di pecore. Allora, vediamo un po' come procedere. Ce n'è una e là sopra ce ne sono ben tre.
Io procederei così. Attirare le tre. Le pecore, salve, tutto bene? Siete interessate? Ah, venite, va. Seguite il pecoraro, seguite. Che sorprendiamo anche la vostra amica laggiù. Pecoredda, sei interessata? Sì, ti vedo interessatissima, ti vedo. Tre. Ah, guarda, dove è finita? Là, si è persa. Vieni, pecorella, anche te. Andiamo. Andiamo tutte con me, tutte dietro lo zio. Forza, pecorelle. Tutte, ho detto, vabbè. Poi ti vengo a prendere. Eccoci tornati, sono riuscito a portare a casa queste pecore ingrate. Una si è persa per strada perché non so ero tu buttarmela dietro. Ora facciamogli fare all'amore. Te che sei la pecora nera. Ah, non è ancora nera, perfetto, io sono la grigia, ce l'ho già. E lei pecora grigia. Aspetta. Che devo dire? Ora, signore, permettetemi di fare una cosa. Intanto, darvi un po' di luce. Ma soprattutto andare su per preparare un accessorio abbastanza importante avendo le pecore. Mettiamo a cuocere un po' di carne di pecora. Andiamo a cuocere un po' i folletti. Prepariamoci a cuocere il porceddo. Ovviamente mi riferisco allo speculatore, ovvero le cesoie. Okay, le pecore hanno una simpatica caratteristica che se gli tagli il vello, poi mangiano l'erba e il vello ricresce. Tac, tac. Tac. E pecore ignude! Vergognatevi, pecore ignude! Magnate! Non sarà piccola, oh, se c'ha fame! Non si vergognano proprio queste pecore! Magneranno un futuro. Ora, grazie alla lana che ci hanno dato le nostre pecoredde, possiamo finalmente farci, non così, il letto da viaggio. Oh, finalmente. Così, adesso finalmente possiamo anche andare in esplorazione. E poter dormire sonni tranquilli. Qua dovrebbe aver finito. Qua pure. Metti a cucinare il maiaro. Cosa ci facciamo prima? Appoggia questa. Ok. Adesso. Adesso che abbiamo il lettuccio da viaggio, possiamo attrezzarci per andare a fare un girino nelle miniere, ma a fondo nelle miniere, perché a noi ci servono materiali. Cominciamo a preparare l'attrezzatura. Boh. Che ti posso dire tanto? Tanto non mi deve dare problemi. Un bel po' di cibo, va bene, la crafting sempre dietro là, sempre utile, questo via. Ora
questo via, l'arco sempre utile, spada è un po' lì lì, poi ci pensiamo, questo lo teniamo, via lo speculatore, ora costruiamoci gli attrezzi, piccone, quattro, piccone, perché io sono un occhio che non usa il piccone in ferro per scavare la pietra, che lo ritengo discretamente uno spreco. Ora andiamo dentro nelle nostre 39 torce, abbiamo il carbone, sì, possiamo andare, andiamo dentro nelle nostre caverne iniziali. Noto che di là c'era qualcosa, noi andiamo giù di qua. Noi aggiungiamo questo punto qua. Da qui cominciamo a scavare andando verso il basso. Eccoci tornati. Come avevo detto, sono arrivato a livello 11. E ora cominciamo a scavare su questo livello. Livello 11, come ben sapete, significa diamanti, redstone e tante belle cose. Infatti, qua vicino ho già trovato un po' di ferro. O tanto. Sì. Questo tipo di scavi mi servono anche per raccogliere un po' di pietra, perché al momento ne siamo anche di quella. Ah, lava! Oh, attenzione! Forse siamo nel posto giusto allora. Che dove c'è lava di solito. Andiamo a tapparlo quel buco. Quindi bisogna stare con questa altezza. Quanta ottima cobblestone buttata. Sembra esserci assolutamente nulla, però bisogna sempre esplorare a fondo queste zone. Quindi se la matematica non è un'opinione, qua dovrebbe esserci, esatto, l'origine della pozza di lava. Ok. Ho trovato altro ferro. Mentre sono in queste profondità per trovare il ferro. Oh, guarda cosa è venuto fuori. Ancora lava. I lapistrazzoli. No, con l'altro. Lapislazzoli, ovvero incantesimi signori. E già questa esplorazione mi piace assai. Però, per oggi possiamo chiuderla qua. Prossima volta vedremo di finire di esplorare questa pozza di lava e vedere se ci regala qualche diamantino. Dal vostro Repido è tutto, alla prossima, bye bye!